La commozione dell'assessore Baccalì, un sindaco raggiante, Alberto Cassani, al contempo scarico di adrenalina e pieno di energie emotive, i salti del project manager Nadia Carboni, la gioia di tutto lo staff di Ravenna 2019, dai volontari e gli operatori che hanno tessuto le fila del percorso di candidatura, il ricordo di Gabri Barraldi e la dedica a Pierpaolo Dattorre. Tutta questa è la festa celebrata in comune per l'ingresso di Ravenna nel sestetto di finaliste a Capitale Europea del 2019. A mio avviso questa candidatura ha vinto in primo luogo per le idee, ma soprattutto anche per i metodi e gli strumenti. Quindi a questo proposito è stata vincente l'idea di utilizzare l'open call, uno strumento che altre città che sono diventate capitale europea della cultura hanno utilizzato in passato, Turku, Riga, mentre nessuna città italiana ad oggi appunto ha utilizzato l'open call, ma allo stesso tempo di personalizzarla sulla base del nostro contesto, quindi di accompagnarla con dei gruppi di lavoro che potessero indirizzare queste idee, oltre a tutti gli strumenti della partecipazione partecipata, quindi anche il supporto che ci ha dato Città Attiva attraverso Agorà, attraverso l'utilizzo dell'Open Space Technology è stato vincente, e poi ovviamente la strategia di puntare sui giovani, sulla creatività, sull'innovazione e sulla cooperazione e il fare insieme. Le scelte della commissione, esclusioni eccellenti, Venezia, anche scelte un po' a sorpresa come Cagliari. A nostro giudizio la commissione ha lavorato in modo corretto, dimostrando coraggio e imparzialità. Ha premiato le candidature che tutti gli addetti ai lavori, gli esperti, giudicavano comunque le candidature più strutturate e più credibili. In particolare la nostra, quella di Matera, quella di Perugia e quella di Siena. Si è aggiunta Lecce, che comunque era cresciuta molto nell'ultimo anno. La sorpresa è sicuramente Cagliari, la cui candidatura è poco nota, risulta poco nota. Le città escluse, per le città escluse naturalmente siamo dispiaciuti. Alcune candidature erano, diciamo, un po' al limite, come ci siamo detti in diverse occasioni. Il fatto che ci siano tre città del sud nella sestina della shortlist la preoccupa? Può essere indice di una preferenza in qualche maniera per il sud? Sinceramente non credo, nel senso che, ripeto, a parte la candidatura di Cagliari che andrà studiata meglio, le candidature di Matera in particolare, ma anche quella di Lecce, erano candidature comunque considerate molto forti per il lavoro che avevano prodotto, per le iniziative che avevano realizzato e anche per i dossier su cui che erano poi il frutto di questo lavoro e di queste iniziative. Quindi a me non pare che ci sia uno sbilanciamento dovuto a ragioni geopolitiche. Mi sembra che sia stata fatta una valutazione ponderata del lavoro, dei percorsi di candidatura, dei dossier e anche, immagino, delle audizioni. Quale sarà il lavoro del comitato in questo anno? Beh, adesso intanto ci godiamo questo successo veramente molto importante per la nostra città e per le altre città della Romagna che ci sostengono. Dopodiché da lunedì cominceremo a progettare il lavoro dei prossimi 6-9 mesi, che sarà decisivo per provare a vincere. Io credo che abbiamo delle chance. Il nostro dossier e la nostra audizione sono stati molto apprezzati. Il percorso nostro è un percorso molto lungo, che non ha conosciuto interruzioni, che anche per questo ha dimostrato quanto la città ci credesse, e questo è stato valutato molto positivamente dalla Commissione. Federico Lega per Ravenna Web TV.